Prima di cominciare col video, come sempre, ci tenevamo a ringraziarvi di cuore per il supporto che da anni continuate a dare a queste serie. Vi chiediamo per supportarci tre semplicissime cose da fare. Lasciatevi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fatelo anche se volete che queste serie continuino. Fino alla finale di Champions League. E poi? Detto questo, buona visione e vai col video. Vai! Ciao ragazzi, Ben ritrovati a tutti. dall'intro, perché abbiamo fatta doppia, no? Pronostici fantacampo, segna o non segna, avete capito che è un unico contenuto con tutti i crossover accorpati, perché se no, ragazzi, sarebbe stato un macello pubblicare e trovare spazio sui rispettivi primo, secondo, tra virgolette, canali YouTube. Lasciatemi piace, supportate questa serie, grazie a chi lo farà, iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati, così non vi perdete più niente. È inutile che vi dico che aspettiamo sul primo canale, perché non è così. C'abbiamo però due canali di calcio e uno extra calcio, li trovate tutti in descrizione o compariranno qui durante il video, visto che sto combinando sul terzo canale YouTube. Sto vedendo, mi raccomando, fatelo anche voi. Ne vale No, la pena. solo per veri nostalgici Sì. e intenditori, ma anche per i curiosi che Anche magari per i non curiosi. conoscono. Esatto, infatti mi rivolgo a tutti. Detto questo, se comincia con i risultati dei pronostici dell'ultimo turno di Champions League, poi andiamo a manetta con i nuovi pronostici, Vai. ci abbiamo mille cose da fare. Vai. Lazio Celtic 1, Presa. Shakhtar Anversa 1x, Presa. Barcellona Porto 1x, Presa. Feyenoord Atletico x2, Presa. City Lipsia 1, Presa. Milan Dortmund 1x, Sbagliata. PSG Newcastle 1x, Presa. Young Boys Stella Rossa 1x, Presa. Galatasaray United x2, Presa. Siviglia PSV 1x, Sbagliata. Arsenal Lyon 1x, 1 scusami, Presa. Bayern Monaco Copenaghen 1, Sbagliata. 0-0 è finita. Benfica Inter x2, Presa. Braga Union Berlin 1x, Presa. Real Napoli x2. Sbagliata. Però tu avevi detto gol, mi sa che l'avevi indovinata. Real Sociedad Salisburgo 1x. Presa. Quindi ne abbiamo sbagliate su 16 solamente 4. Bene. Voi capite bene che comunque 12 pronostici sono stati indovinati. Nuovi pronostici di Champions League per questo ultimo turno della fase a gironi. Poi cominciano gli ottavi. Ma quando ci stanno i sorteggi poi? I sorteggi, Secondo me forse immediatamente. non lo so, ma forse no, a febbraio, tipo una cosa del genere. No, a febbraio ci stanno. Vabbè, poi vedremo. Mi vado ad informare. Detto questo, Lon Siviglia per me finisce 1x. Con Siviglia non ci casco più. Sì, sono d'accordo pure. PSV Arsenal x2. Sì? Ci copriamo perché le giochiamo tutte. Copenaghen Galatasaray, io rischio la doppia chance out. X2 per il Galatasaray. Sì, mi piace. Inter Real Sociedad 1 secco. Sì. United Bayern Monaco x2. Sì. Penso proprio di sì. Napoli Braga 1 Uno? secco. Salisburgo Benfica x2. Secondo me sì, arrivati a sto punto, sì, guardando il 3-3 con l'Inter, non hanno più niente da perdere se la giocano a viso aperto. Non lo so. Guardando la classifica del campionato portoghese, non lo so. Tu dici Una gol. stagione disgraziata, sì, In esatto. Champions. In Champions, Union Berlin, Real Madrid 2. sì. Lipsia Young Boys 1. Stella Rossa City 2. Sì. Anversa Barcellona 2. Due. Atletico Lazio 1x. Per me la Lazio non vince. Difficile. Sì, dai, me voglio fidare, ok? Celtic Feyenoord x2. Sì. Dortmund Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain deve vincere. Gol. Io dico x2. Porto Shakhtar 1 secco. Sì. Newcastle Milan gol. Aspetta, porto Shakhtar 1 Sì. secco. Vabbè, dai, mi fido di te. 1. Newcastle Milan gol. Sì. Allora, che dovevamo fare? Risultati. Risultati Sfida alla alla schedina. schedina. Se avete partecipato, riportate i vostri risultati qua sotto nei commenti. State per scoprire la schedina di Fabio, tra poco la mia, vai. Lazio Celtic 3-1, ciaone. Shakhtar Anversa 2-0, ciaone. Galatasaray United 1-2, ciaone. Bayern Monaco Copenaghen 4-0, partita bonus. Proprio ciaone, te saluto. Arsenal Lan 3-1, sbagliata. Tutte sbagliate. Tutte sbagliate. City Lipsia 2-1, sbagliata. PSG Newcastle 2-1, sbagliata. Sbagliata. Arsenal Lan 2-1. Sbagliata. Bayern Monaco Copenaghen 3-1. Sbagliata. La partita bonus per me è Barcellona Porto 2-1. E l'hai presa. Mi ricordavo che pure l'avevi presa. 2 punti, quindi, perché vale doppia il match of the match, di conseguenza 2-0 per me. Punti totali e scontri diretti. Da quando abbiamo cominciato? Tu c'hai 2 punti, io quanti ce n'ho? 18. 8. L'8 l'hai preso. L'8 l'ho preso. E negli scontri diretti quante l'hai vinto? 4-0. Ah, lo ricordi bene? No, buttare a caso. 4-0 per me. Perché
pelo pelo, precio precio e paro paro. Mamma mia. Parte la nuova sfida alla schedina, sì. Sapete come funziona? È un video interattivo, potete partecipare anche voi. Delle 16 partite di quest'ultimo turno della fase a gironi da Champions League, scegliete 5 partite, mettete 5 risultati esatti, scegliete un match of the match, quindi il match bonus per così dire, sì. Se beccate quello vale doppio, vale 2 punti, tutti gli altri valgono un punto. Come funziona? Chi vince? Chi fa semplicemente più chi fa più punti. Vai, di maschera tua. PSV Arsenal 1-2, Napoli Braga 3-1, Union Berlin Real Madrid 1-3, Lipsia Young Boys 2-0, Anversa Barcellona 0-3. La schedina mia: Napoli Braga 3-0, Union Berlin Real Madrid 0-3, Stella Rossa City 0-3, Anversa Barcellona 0-2. Tu hai messo 0-3? Ricordo sì. Bene? Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain 1-2, tutte diverse. Tu ci hai avuto il coraggio di giocare a Dortmund PSG 1-2, insisto. È una partita disgraziata. Io te dico la verità, punterei proprio su una vittoria quasi roboante del Dortmund. Ma sì, ci può stare, guardando l'attuale Paris Saint-Germain in Champions. Esatto, ma pure per la situazione del giro. Allora, Fantacabbo. Fantacabbo risultati. Se avete partecipato, riportate i vostri risultati qui sotto. Questo cornaso sta a fa' un concerto. Ma che c'hai dentro questo naso? Attappatissimo. Cioè, io non ho parole, guarda. Una produzione de scatarrella e de... Sì, sì. Ok, allora, questa è mia e questa è tua. Questa è la mia. Se... I vostri risultati qua sotto nei commenti, importa chi c'avevi. Megnanna meno 3, Lunin meno 2, cioè Real Madrid, vai, difesa Marusic 0, pure io, perché il rapporto qualità-prezzo era il più conveniente. Gundogan io a centrocampo 0, tu? Io Xavi Simons più 1. T'ha fatto assist mortacito, che so pure mia. A destra Grealish 0, io Leao 0. E in attacco Kane da capitano 0, Haaland da capitano più 4, perché ha fatto gol più 1. Perché l'attaccante lo facciamo valere più 1 il gol. Quindi io faccio più 2 in totale. Tu? Più 1, meno 1? Meno 2. Meno 2. Io da più 12 e mezzo vado a più 14 e mezzo. Io da più 11 torno a più 9. Conti diretti. Tu hai vinto 2 volte su di me. Io quante volte su di te? 3. 3-2 per me. Parte il nuovo Fantacabbo. Ormai sapete come funziona. Sì. Questa settimana... Unico commento qua sotto: non modificatelo. Se volete partecipare dovete fare delle scelte, tra alcune scelte che vi proponiamo noi. Però tra le scelte, un portiere scegliete, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Budget questa settimana scusatemi, limitato a 120 fanta milioni. E i voti non valgono quando andate a fare i conteggi, solo i classici bonus e malus che vedete in questo momento. Cool impressione. Stavolta comincio io, perché cominci sempre te. Scegliete il portiere della settimana tra... Non sforate il budget, mi raccomando. Vai. Portiere della settimana tra questi: Sommer 19 crediti, Inter Real Sociedad. Provedel 14 crediti, Atletico Madrid Lazio. Neuer 11 crediti, Manchester United Bayern Monaco. Stessa partita, Onana 11 crediti e Maignan 10 crediti, Newcastle Milan. Difensore faglielo scegliere tra questi: Di Marco Inter Real Madrid 27 crediti, Hakimi Dortmund PSG 26, Di Lorenzo Napoli Braga 15, Theo Hernandez Newcastle Milan 15, Lazzari Atletico Madrid Lazio 5. Un centrocampista tra questi: Sané 36 crediti, United Bayern Monaco, Brandt 31 crediti, Borussia Dortmund PSG, Odegaard 25 crediti, PSV Arsenal, Politano 22 crediti, Napoli Braga, Luis Alberto 20 crediti, Atletico Madrid Lazio. Altro centrocampista faglielo scegliere tu: Bellingham, Union Berlin Real Madrid 34 crediti, Çalhanoğlu Inter Real Sociedad 25, Bruno Fernandes United Bayern Monaco 23, Pulisic Newcastle Milan 21, Grealish Stella Rossa City 21. Attaccante col botto tra questi, fatevi bastare i crediti: Kane 54, Bocconotti United Bayern Monaco, Mbappé 52, Bocconotti Borussia Dortmund Paris Saint Germain, Haaland 50, Bocconottini Stella Rossa Manchester City, Lewandowski 39, Bocconottozzi Anversa Barcellona e Rodrigo 20 spicci di Bocconotti, solo 20. Solo 20. Union, perché è in saldo capito? Sì. I saldi. Union Berlin Real Madrid. Bene. Fate la vostra scelta del vostro 5 titolare qui sotto nei commenti. Ricordatevi il capitano. Queste sono le nostre scelte. 3-2-1. Vai, chi è? Bello del zio. Ma come hai messa? Che ci vedo. Allora, vai, Neuer, Lazzari, Odegaard, Bellingham, Lewandowski. L'abbiamo fatta quasi uguale. Neuer, Lazzari, Bellingham pure io. Io ho fatto Luis Alberto perché volevo prendere Haaland in attacco, altrimenti non mi sarebbe bastato. Mi è avanzato proprio preciso preciso 0. Io 6 addirittura. Addirittura 6? Sì. Vai, capitano. Capito. Vai, ce l'hai là la penna, perfetto. Te sta passando io, vabbè. Perfetto, allora io ti dico che...
cari nonne e zie. Io ci provo. Ci provo pure io. No, però, ma tu? Che mi metti lo stesso? Mannaggia la miseria, pensavo che eri seria. Io ho detto questo Haaland, ma te pare vai. Che se va. Allora, risultati, sfida e pronostici. Sì. Altro episodio crossover. Scorsa settimana, se avete partecipa. Riportate i vostri risultati qui sotto nei commenti. Ci siamo sfidati in Benfica, Inter e Real Napoli. Adesso scoprirete tutto quanto. Vai. Benfica, Inter, 1x2 che ci hai messo? 2 X, peccata io. Ammonito Otamendi. Frattesi, nessuno dei due, eh? Underover. Under. Pure io, ma è sbagliata per entrambi. Sì. Parziale, secondo 2. Tempo. X, sbagliata io, tu indovinata? Risultato esatto. 0-1. 1-1, è sbagliato il risultato, è finita 3-3. Sì. Real Napoli, 1x2. 1. Io ho messo 2, è indovinata te. Ammonito. Lobotka. Anghissà, nessuno dei due. Underover. Over. Pure per me, indovinata entrambi. Parziale. Secondo tempo. 1. Infatti non l'ho scritto. Io X. E l'ho indovinata io. L'hai indovinata tu? Sì. Risultato esatto 1-2. 2-1. Possibile che l'avevi beccata, mi ricordavo che avevi messo qualcosa del genere. 4-2 per te. Per salire il polpettone, scusatemi. Punti totali e scontri diretti. Qua purtroppo stiamo un po' troppo in largo. Da quando abbiamo cominciato? 19, mentre lui si soffia al naso il bello della diretta. 19 punti per te. Quanti punti ho io? No, veramente non ne ho idea. 15. 12. Scontri diretti, quanti punti te, quanti punti io? 4-1. No, 3-2. Però sei in vantaggio te. Ok. No, perché ho visto un vantaggio un po' più largo. Ho pensato che pure sugli scontri diretti. Questa settimana ci sfidiamo e vi sfidiamo su sì. Che è qua Motaretta. Inter Real Sociedad. Sì, eccolo qua l'errore. Real Sociedad e Newcastle Soch. E Newcastle, no, sì, quando vado a leggere Soch che te dico. Sociedad. Chi se lo ricorda? Real. Meglio Real. E Newcastle Milan sta settimana su 1x2, gol in qualsiasi momento, quindi vale qualsiasi marcatore che segna all'interno della partita anche all'84, qualsiasi, anche se segna per primo, per ultimo, per secondo, mannaggia la miseria, pensavo che era miseria. Gol, no gol, parziale, risultato esatto per entrambe le partite. Fate l'unico commento qui sotto e non modificatelo se volete partecipare. Inter-Real Madrid, che ci hai messo 1x2? Ancora con questo Real Madrid. Real Sociedad, che ci hai messo 1x2? Pure io. Gol in qualsiasi momento. Turan. Lautaro Martinez, gol no gol? Gol. No gol. Parziale. 1. Parziale primo tempo. X. Risultato esatto. 2-1. 2-0. Detto questo, Newcastle Milan 1x2. 2. 1. Sto scherzando. X. Volevo vedere che faccia facevi. X. Gol in qualsiasi momento. Leao. Marusic. No, Pulisic. Non riesco a leggere la scrittura mia. Gol no gol? Gol. Anche per me. Parziale. X. 1. Risultato esatto? 1-2. 1-1. Detto questo, fate il vostro gioco qui sotto nei commenti. Non modificate il commento se volete partecipare. Questo era il tuo giocatore bonus per il segno o non segna. Questo è il mio. Vediamo se qualcuno l'ha beccato e se prende punti aggiuntivi nel come computo. No. Come sì, no? Sì. Kim e Tomori. Ci hai fatto caso che la scrittura mia? Mi sono perso il foglio tuo. Ma infatti ho visto. Mi sono perso il foglio tuo, l'avrò buttato per sbaglio. So cosa è successo. Risultati segna o non segna. Scorso turno di Champions League. A sto giro tocca a lui proporre a me e proporre già a tutto voi. Pronto, vai. FG che è qua, ah sì, Fabio e Gabbo, giusto. Allora, Immobile, segna o non segna, entrambi abbiamo detto sì. Ha segnato. Uno pari. Giroud, segna o non segna, entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. Ha sbagliato rigore, però l'abbiamo indovinato entrambi. Due pari. Osimhen, segna o non segna, hai detto no, ho detto sì. Non ha segnato. 3-2 per te. Lautaro Martinez, segna o non segna, tu hai detto sì, ho detto no. Non ha segnato. 3-3. Saka. 6-0 contro Gabbomen! No, non è contro Gabbomen, era contro il... Lan. Il Lan. Sei fischioni. Saka ha fatto assist, tu hai detto sì, ho detto no. 4-3. Neuer, gli segnano, non gli segnano. Tu hai detto no, io ho detto sì. Tu mi devi spiegare come hai fatto a beccare il Neuer che non piglia il gol. Capito? Io ero convinto che il Copenhagen... Ma pure che il Bayern è finita 0-0. Tu mi devi spiegare come hai fatto. Io ero straconvinto. Vabbè, era più probabile, giustamente. C'avevo l'idea, dico, sicuramente prenderà il gol. Sì, sì, sì. Allora, 5-3 contro Gabbo. Punti totali e scontri diretti. Se tu c'hai 18 punti, io quanti ce l'ho? De più o de meno? De più. 20. Davvero, l'ho dominato, proprio così. Due vittorie per te. 3 per te. Vai, proponi. Bene. Chi è? Ti do pure la penna. Sì, vai. Dammi la penna. Chi è? United Bayern Monaco dalla parte Højlund. No. Ammazza, oh.
Manco ci ha pensato, manco una possibilità. United in Champions. Ma ti ricordo che Højlund è uno dei capocannonieri della Champions. Ma fa pure 796 gol. Tu hai detto di sì, quindi. Ho detto di no. E allora che mi stai... Vabbè, uno magari ci prova. Poi? Kane, dall'altra parte. È una squadra dei Premier, lo United gli segno. Hai letta come precisa e perfetta. Vai, poi? Isaac. Newcastle Milan. No. Non segna manco, ne fa 5 come minimo. Pure me insegnate, okay. Tutte uguali. Quindi Giroud. Ammazza, no, sei perspicace. Ho capito. Manco pure Giroud. Tu hai detto di no? No, io ho detto di sì. Tu hai detto di sì, va bene. Poi? Luis Alberto ammonito. No. Ammonito, aspetta, è Atletico Madrid Lazio. Atletico Madrid Lazio. Aspetta un attimo. In Champions non mi ricordo, ma in Serie A c'è un sacco di ammonizioni. C'è tipo 5 o 6. No, ne piglia troppo. Non può continuare a prendere ammonizioni. Hai detto di sì. Io ho detto di sì. Hai detto di sì? Sì. Poi? Oblak prende o non prende gol. Sempre la stessa partita, tra l'altro. Atletico Lazio. Atletico Lazio non lo prende. Per te? Per me lo prende. Sì. Per te la Lazio segna. Ok. E scegliamo il calciatore. Il vostro gioco qua sotto nei commenti nel frattempo, eh. Vai. Prendi il cellulare tuo perché il mio è occupato. Arriva. Per la registrazione. Ho scelto. Cognome. 3-2-1. Qui speriamo che segna quest'ann, ma è Nathan. Era Dan. Ciao. Ciao ragazzi, la prossima.